Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su SEO, Chief Executive Officer, un gioco sviluppato dai Salty Olives, che in realtà è una compagnia formata da una persona sola. Il gioco ci invita a svolgere i vari tutorial e io vi voglio far vedere uno di questi perché mi ha particolarmente colpito. In realtà poi ce ne sono tantissimi, lo volteremo via in pochissimo tempo, però giusto per farvi vedere, mi ricorda molto Rise of the Industry, per farvi vedere che effettivamente è un gioco davvero promettente. Praticamente quello che andremo a fare in questo tutorial, partendo con un budget altissimo di 100 milioni nel 2010 a Tutorialville, dovremo produrre dei mobili e venderli e farci dei soldi. Quindi questo è l'obiettivo iniziale. All'inizio, vedete, ci viene detto, possiamo fare le librerie. Le librerie, ci viene spiegato che il 40% del prodotto finito, finale appunto della libreria, il 40% della qualità è determinato dalla qualità del legname e il resto dalle tecnologie che utilizziamo. Iniziamo con la produzione del legno. Come prima cosa dobbiamo andare sulle risorse naturali, poi andremo anche a vedere un menu sbloccato in una partita dopo aver finito questo breve tutorial. Praticamente noi abbiamo la possibilità di andare a costruire, o meglio sì, costruire una risorsa. Praticamente acquistiamo le risorse all'asta, quindi iniziamo l'asta, si auto innova a ogni rilancio, quindi alla fine andremo presumibilmente a vincerla qualsiasi sia il prezzo. 3 milioni, ok, e in questo caso abbiamo vinto. Questa è l'interfaccia che ci accompagnerà in tutta la campagna, in tutto il gioco, perché questa è lo schema base di ogni attività commerciale, commerciale, di produttiva, insomma, di costruzione. In pratica qua possiamo selezionare, in questo caso il campo, il login camp è composto da 13, altre da meno. In queste possiamo pianificare di piazzarci del login, dell'inventario e del un ufficio vendite. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è andare a posizionare un sito di piantaggio e raccolta alberi di medie dimensioni. A questo punto, vedete, qua abbiamo l'utilizzo, abbiamo lo stock, abbiamo la riserva, la qualità, vedete l'utilizzo adesso è sceso. Quello che il gioco ci dice è se, ricordatevi, se siete sempre al 100%, è un po' tutto bloccato, congestionato, quindi fate attenzione. La qualità è 89. Pensate che nel tutorial che ho fatto prima, lo stesso identico, la qualità era più bassa. Quindi cambia tanto anche in base a quello, in base alla mappa, insomma. Qui sotto vedete gli stipendi che noi spendiamo mensilmente per la struttura, quindi non vediamo fisicamente i lavoratori, ma è tutto calcolato, e l'efficienza è del 33%. Possiamo aumentarla, il 33% è una base standard di qualsiasi attività voi apriate nuova. Potete aumentarla spendendo in training. Adesso viene la meccanica più interessante. In questo caso noi stiamo raccogliendo legname, no? In questo caso dobbiamo andare a venderlo, e per venderlo ci facciamo un ufficetto piccolo. È importantissimo la freccia, quindi logging, raccolta e vendita. In questo caso adesso io a livello economico non so come funziona effettivamente, se uno ha più aziende per lo stesso prodotto, magari me lo sapete dire voi, ma in questo caso guardate cosa vado a fare. Faccio un... devo muovere la fabbrica sulla strada adiacente. Tra l'altro non so se posso ruotarla, non credo, la piazzerò qui. Questa è la fabbrica, quindi costruisci. In questo caso, vedete, andiamo a prendere... In questo caso ne ha meno, e andiamo a costruire un acquisto. Selezionare che cosa? Acquistiamo del legno. Ecco, la mia domanda è questa, dato che non mi intendo di economia. Io acquisto da me stesso, mi faccio un pezzo di favore o me lo passo gratis? O me lo faccio a un prezzo più basso per dare dei fondi a questa attività? Manufacturing, medio, e vedete che in questo caso lo collego. Il tutorial ce lo fa mettere così per farci capire che possiamo strutturarla come vogliamo. La manufacturing produrrà bookshelves, quindi librerie.
Qua piazziamo un'altra cosa e facciamo sales. Quindi acquistiamo legno, lo lavoriamo, produciamo librerie e poi le rivendiamo. Ok. Ultimo connessione, vedete, tac, e chiudiamo. In questo caso possiamo produrre, e questo è importante metterlo in città, il nostro negozio. Quindi costruiamo il negozio, vedete qua ci viene small store, vendiamo librerie, qui ci servirà, vedete qua, in automatico viene configurato con acquisto e rivendita. Selezioniamole e vediamo l'evoluzione. Il gioco si chiama SEO ed è basato su grafici, percentuali, vendite, grafici a torta, insomma, quindi questo è quanto ci offre il gioco. Il gioco ci dà diversi tutorial, come costruire negozi, acquistare merci e venderle, farne un profitto, come allevare bestiame e campi, e come produrre merci nelle fabbriche. Andando invece allo scenario, abbiamo diversi scenari con delle classifiche online, dal 10 anni di tempo per fare un profitto di 100 milioni, un annuale profitto di 100 milioni, 50 prodotti con in 15 categorie, diventare miliardario, diventare l'uomo più ricco del mondo, consumare tutte le risorse naturali del territorio e ci sono, e poi è una regione molto difficile in cui non cresce praticamente niente. Questi sono gli scenari iniziali. I tutorial, abbiamo visto, c'è il multiplayer, quindi è possibile giocare anche con amici, e abbiamo anche il custom game, quindi praticamente possiamo scegliere il numero di regioni, adesso si può configurare il numero di regioni, il numero di competitor, perché avremo anche i nostri nemici, commercialmente nemici si intende, e iniziamo. Così vi faccio vedere anche, ecco, questa è una regione bella grossa, quindi niente a che vedere con il tutorial, ma una regione completamente spoglia che poi andrà ad espandersi. Come vi dicevo, adesso metto in pausa. Il gioco mi ricorda molto Rise of Industry, ma secondo me è un pochino più diciamo intuitivo. Il gioco ha già tutte delle piene features, è uscito da poco, resterà 6-12 mesi in early access, ma ha già tutto quello che serve di base, serve una rifinitura, un bilanciamento, quello lo potete leggere nella pagina Steam del negozio. Tra l'altro io vorrei anche dirvi che, mi sono dimenticato, è uscito il 20 di maggio e il suo prezzo pieno senza sconti è di 15 euro, si trova però adesso che stavo giocando a 12,74 euro, li vale. Secondo me, se siete appassionati di questo genere, assolutamente sì, perché magari poi una volta che esce potrebbe anche aumentare. Ora, l'ultima cosa che vi mostro in questo video è la varietà delle cose che potete fare, nel senso che qui abbiamo la possibilità di costruire uno store, di costruire una fabbrica, di costruire un mulino, una farm, scusate, questo è un magazzino, questo è uffici, sono uffici, questo è una miniera, questa è una trivella per il petrolio, e qui abbiamo logging camp, che è quello che abbiamo fatto prima. Qua sotto invece abbiamo i buildings con l'elenco di tutti i nostri edifici, qua invece abbiamo tutti i prodotti che possiamo fare. Vedete che tutti quelli che trattano le altre aziende, i nostri competitor, ma in realtà non c'è nessuno. E si va dai baby stroller, quindi passeggini, il bacon, il manzo, tutti i tipi di carne, le torte, cappuccino, lettiere per gatti, cereali, pollo, medicine, biscotti, auto elettriche, scooter elettrici. Mamma mia, io clicco su auto elettriche, ci serve l'alluminio che è il 5%, 1200 circuit boards, batterie, 4 ruote e cerchi, gli interni dell'auto, la tecnologia, abbiamo l'auto elettrica. Il monopattino invece ha più o meno le stesse cose, ma in proporzioni decisamente più basse. I computer, quindi la plastica, le CPU, i circuiti, le tecnologie, cioè che spettacolo! Qui invece abbiamo dei grafici che ci mostrano tutte le nostre fabbriche, uffici, miniere, la produzione, le entrate,
gli ultimi 30 anni di profitti, la dominanza del mercato, il brand, gli obiettivi, la policy, anche qui per dare più stipendi, perché potete anche, non ve l'ho fatto vedere prima nel menu nel tutorial, ma potete anche aumentare i prezzi dei mobili che vendete. Questo invece non so cosa sia, sì, risorse naturali, carbone, iron, l'oro, il legno, il litio, l'oro, il copper, chimici, la bauxite, il silicio, silica, sì, credo sia silicio, sì, sabbia, siliti, vabbè, quello che è, petrolio, metalli rari, petrolio, sì. Qua abbiamo invece la possibilità di vedere, aspettate che qui sono vari strati, le nostre proprietà, il valore della terra, la mappa, il nord e il sud, go to region. Ma sono due regioni. Ma scusa, nord? Sì, sono due regioni unite, nord e sud. Ok. Qua abbiamo, vabbè, lo stock exchange, quindi il prezzo. Cosa sono queste? Delle nostre azioni? Non lo so, sarà da vedere. Questo, i prestiti. Queste sono le corporazioni, i profitti che abbiamo, è tutto praticamente molto molto fermo. Queste sono invece le persone più ricche. Philip Bezos c'è, John Bloomberg, Sheldon Mas, Larry Murdoch, Bill Newhouse. Newhouse, vabbè. Le aste, e questo è interessante. Qui abbiamo le informazioni con le guide per i prodotti, guida agli edifici, quindi c'è tutto, è sotto costruzione ancora, quindi in manutenzione, insomma in programmazione, e la minimappa che possiamo attivare e disattivare. Questo, ragazzi, è SEO. Penso che sia uno dei giochi economici più interessanti che abbia visto negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, e mi ispira più di Rise of Industry, vi dico la verità. E ora attendo il vostro parere. Ragazzi, questo è tutto, alla prossima e ciao ciao.